è sembrata una involuzione preoccupante? Ma partiamo dal presupposto che stiamo cercando di colmare un po' di gap che c'è con questa categoria a livello fisico, ci manca magari qualche un po' di chili, qualcosa, non lo so. L'unica cosa certa è che non siamo una squadra allo sbaraglio, come sta passando un po' questo messaggio, che non sono d'accordo, perché le squadre allo sbaraglio non sono squadre che perdono 1-0 su un colpo di testa, su un calcio d'angolo. Le squadre allo sbando sono quelle che vanno sui campi e prendono tanti gol, non lottano e non ci mettono mordente. Noi non lo siamo così. Le prime partite hanno un po' illuso. E hanno illuso, se abbiamo fatto quelle partite vuol dire che siamo in grado di farle, perché se no non le avremmo mai fatte, quindi possono essere state un bene o un male, non lo so, però se abbiamo dimostrato di fare quelle partite contro Napoli e Inter, non credo che questa squadra all'improvviso abbia perso tutte le qualità. Ci sta, ci manca qualche giocatore importante, speriamo adesso che andiamo a Milano, cercheremo di fare una prestazione al massimo delle nostre possibilità. Il calcio è fatto di episodi, l'atteggiamento non lo sbaglieremo. Per la prima volta, questa è una novità, si sono sentiti fischi, sono stati anche fragorosi, nitidi, vi hanno fatto male? Non è che fanno male, dico solo che siamo ancora al 26 ottobre, sento parlare come se fossimo già retrocessi. Senti, adesso c'è, ne parlavi poc'anzi, una partita sulla carta proibitiva, però insomma bisogna giocarla, no? È proibitiva, giochiamo a Milano col Milan, il calcio insegna che è lo sport più bello del mondo per queste cose. Come ho detto prima, però cercheremo di non sbagliare perlomeno l'atteggiamento, andando a cercare di fare una grande prestazione, poi se usciremo battuti almeno portarci a casa qualcosa di buono per poi affrontare la partita con l'Empoli in maniera importante. Ecco, quello sarà il primo vero snodo della stagione da non fallire. Beh no, onestamente è una partita da non fallire, perché parliamoci chiaro, sono le squadre che sono attaccate a noi, siamo tutti lì, sono i punti quelli che iniziano a pesare per la lotta della salvezza.